Grazie. Un momento particolare, non ve lo devo dire io, che ha colpito in maniera straordinaria Benevento e tutta la provincia, purtroppo. Noi siamo solamente una squadra di calcio, però forse, se vogliamo, è anche un poco l'immagine di Benevento. Noi stiamo riscontrando moltissimi vostri stiamo riscontrando degli attestati di solidarietà veramente che non mi aspettavo da moltissimi vostri concittadini beneventani dentro, che non vivono più a Benevento, che ci stanno contattando, qualcuno alla sede, qualcuno a me direttamente, proponendoci idee, iniziative, tutte a sostegno di questa comunità che veramente ha avuto e sta vivendo un dramma di dimensioni, diciamo, che importantissimo. Questa è la, come possiamo dire, la seconda iniziativa che stiamo facendo a caldo, dico io, di istinto, che riusciamo a fare sia grazie proprio allo sforzo, alla voglia di fare della società, delle persone che la compongono, dei collaboratori. Io devo ringraziare Cilento per questa, la sua instancabile opera, e anche e principalmente per lo sponsor che ci ha consentito di andare in ombra per una partita, per mettere in luce il Rialzati Benevento. Voi, tecnicamente, poi Cilento vi spiegherà meglio le modalità di quest'asta, di questa idea di quest'asta. Io ci tenevo a sottolineare altri due punti. Il primo è la decisione che la società ha preso, come sapete, di devolvere tutto l'incasso della partita. Tutto l'incasso significa che tutti i costi verranno sostenuti dalla società Benevento Calcio e che tutti i biglietti venduti, che ad oggi sono pochini, a onor del vero, il ricavato verrà dato alla Caritas direttamente e voi lo potrete, come dire, monitorare e certificare. Quando ci siamo conosciuti, io ho chiesto ai tifosi del Benevento un sostegno in bianco, perché all'epoca, oltre il gran caldo, diciamo, c'era una situazione di ancora in grande fermento. Adesso non gli chiedo di venire allo stadio per sostenere, io chiedo di comprare i biglietti per sostenere i beneventani che hanno subito danni e che stanno vivendo un grandissimo disagio. Questa è la richiesta che faccio, e che la faccio tramite voi, che siete di fatto la nostra voce. Altre iniziative le faremo un attimino con calma, non diciamo sotto il colpo come queste qui. Le stiamo studiando e stiamo anche valutando tutte quelle che sono le idee che in questo momento ci stanno, idee, proposte, iniziative, chiamatele come volete, che ci stanno proponendo. Sicuramente non ci fermeremo a questi due momenti, ma andremo avanti, perché lo sentiamo dentro. Alessandro, ci vuoi dire questa complicatissima idea che... Buonasera, per quanto riguarda l'asta l'abbiamo pensata io, la dottoressa Travaglioni, tutto lo staff Benevento Calcio, nella maniera più semplice in questo momento è Facebook. Quindi noi sulla nostra pagina ufficiale, che è Benevento Calcio S.P.A., inseriremo queste 50/60 magliette, dove 30 saranno con questo logo particolare, come potete vedere, dopo poi facciamo la foto, ma già l'avete vista, con I Love Benevento, con questo hashtag che abbiamo ripreso, Rialzati Benevento, e inizierà da domenica, intorno alle ore 14/15, e finirà dopo una settimana, sempre allo stesso orario, quasi in concomitanza della partita, se si dovesse giocare con la Casertana fuori casa. Ci saranno due tipi di maglie: ci sarà la maglia ufficiale, quella che porta il marchio MVPC, che abbiamo utilizzato in occasione dell'ultima gara a Matera, e ci saranno queste due nuove serie con questo logo particolare.
Vedremo anche se in futuro potremmo fare qualcosa di simile. L'idea che parlavamo anche con il presidente Vallotta è questo di mantenere questo marchio forse anche per tutta la durata del campionato sui materiali ufficiali del Benevento Calcio, oltre che sul sito e su tutto quello che riguarda il Benevento Calcio. Cercheremo di ricreare una nuova iniziativa dove per tutto l'anno si potrà procedere a fare delle donazioni che comunque noi gireremo mano a mano alla Caritas e ogni volta che faremo qualche donazione, non per pubblicità ma per correttezza, faremo sapere. Questo è tutto. Penso che il messaggio sia stato chiaro. In questo momento il Presidente giustamente parlava di pochi biglietti. Signori, siamo quasi a 350-400 biglietti. Però Secondo me. c'è da dire che 350 le ha comprate il nostro sponsor, Il quindi nostro diciamo sponsor, che è 8 le pagine, 8 che è 8 pagine. channel, ha comprato quasi 350 biglietti del settore curva che poi metterà a disposizione. Però l'invito che noi facciamo e rifacciamo ormai da tempo è quello di acquistare il biglietto. Non è per la presenza allo stadio, ahimè, ma è per il biglietto è come se fosse una ricevuta di donazione. Quindi io ho visto che Benevento ci è venuta l'idea del cuore proprio perché la cosa assurda è stata il giorno dell'alluvione, perché tutti si sono attivati, tutti i beneventani hanno tirato fuori qualcosa di veramente importante. Ora chiediamo un piccolo sforzo, è uno sforzo che noi lo chiediamo da beneventani ed è rimosso ai beneventani. Quindi se possiamo far girare questo messaggio il più tempo possibile è un aiuto che diamo a noi stessi. Grazie. Ok, Procediamo allora con procediamo. le. Presidente, ci sta Lì. la maglia nera, signori, la maglia nera è la maglia di Gori, dei portieri che saranno in campo. Mi piace che cavo davanti così. Vengo di là. Sì.